La ghisa è pronta, è arrivato il momento di inserirla dentro il pianoforte. Fase molto cruciale nel restauro di un pianoforte, perché si va a definire l'assetto dello strumento, ovvero quanto le corde premono sulla tavola armonica. Bisognerà stare veramente attenti a trovare l'equilibrio giusto, il baricentro si dice, per questa impostazione. Ci sono mille altri lavori preparatori che andremo a fare, montare le agrafe dove andranno inserite le corde, montare tutti i panni rossi e fiammanti caratteristico dei pianoforti Steinway, il posizionamento delle cosiddette scale duplex, anche le viti del serraggio del telaio di ghisa. Bisogna avere veramente mille attenzioni, perché è nel dettaglio la riuscita di un grande lavoro. Sono Andrea Pedralli, sono un accordatore tecnico di pianoforti. In questo caso, in questo restauro, in questo viaggio meraviglioso, io monterò le corde su questo pianoforte di cui ci siamo presi cura. Montare le corde è un lavoro impegnativo e anche abbastanza fisico. Quando comincio a montare le corde su questo pianoforte, la prima cosa che faccio è controllare se tutto è a posto, cioè se tutto il lavoro fatto a priori è a posto, anche se sono sicuro che è già a posto, però va sempre controllato. E comincerò a montare le prime corde e da là capire e sviluppare tutto il mio lavoro. Nel pianoforte ci sono circa 250 corde o più. Montare una corda implica montarne due contemporaneamente. La caratteristica del pianoforte infatti è proprio questa: ci sono 250 corde ma 88 note. Le note in realtà sono il frutto di un coro di corde, che nel caso del pianoforte, partendo dai bassi, si parte da corde singole, poi doppie e poi triple. E quindi montare le corde partendo dall'acciaio implica montare tre corde su un coro. La cosa strana è che tutte le persone comuni vedono le corde dei bassi, queste corde enormi, grosse, ma in realtà nel pianoforte sono quelle che hanno la minor tensione. Cioè l'appunto del pianoforte dove c'è minore tensione, minore carico in chilogrammi. Su questo progetto le corde dei bassi le ho costruite io. Costruire corde è uno dei miei lavori principali, costruire le corde dei bassi. Ho una macchina lunga 3,40 m, per cui riesco a fare anche pianoforti molto lunghi, tipo una coda. E lavorare con le corde vuol dire lavorare al centesimo di millimetro. Si deve tener conto della tensione, dei carichi di rottura, cioè quando una corda si rompe, quanti chili riesce a sostenere, e tutto rapportato però al suono che dovremmo avere alla fine, perché tutto quello che noi facciamo di montaggio corde è intonazione. Corda dopo corda, il pianoforte è pronto per la prima cordatura, il restauro comincia a prendere forma, lo strumento comincia a prendere forma e si apre la possibilità di cominciare a vedere la fine del nostro lavoro.